Parto dalla frase che mi ha detto Luca 40 secondi fa. Mi ha detto: bella coach, perché sembravate un'anima sola. E credo che questo sia lo spirito di questa partita. Gli ho chiesto sacrificio, gli avevo chiesto, gli ho fatto una specie di giochino dicendo: se loro fanno 10 punti, chi vince? Noi. Se fanno 20, noi. 30, noi. A 60 gli dico: com'è? Era andata, avevamo fatto 59 punti, gli ho detto: beh, dobbiamo farli fare meno di 60. 58 è l'obiettivo. Devo dire che sono stati bravi a mantenerlo dopo la partita finita a 70, ovviamente, però hanno dimostrato un'energia, una voglia nel difendere e nel lottare assieme che fa sì che una squadra aumenti il valore di tutti. Questo è il bello dello sport, quello che vedi nei film, che vedi nelle situazioni. È ovvio che da allenatore me la godo tanto adesso, però nella testa è: se sappiamo fare questo, dobbiamo continuare a farlo. Non tanto la tecnica, ma se sappiamo essere uniti, questo deve essere qualcosa che abbiamo ricercato per tanto e oggi è stato qualcosa di solido. Mi è piaciuta molto la reazione quando sono tornati a 7, che li avete presi e ributtati fuori dalla partita con grandissima fermezza, con grandissima lucidità e con grandissima vigoria. Sì, è ovvio che una squadra con queste capacità tecniche poteva rientrare, ovviamente avrebbe tentato all'inizio e sicuramente nel momento in cui ci sarebbe stato un calo. Là siamo stati duri, nel senso che non abbiamo pensato di fare un canestro in più, cosa che per una fase, avete visto, abbiamo preso tanti tiri da fuori aperti, ovviamente, che ci stavano, rinunciando magari a qualche penetrazione che consolidava. Invece in quel momento là siamo stati più concreti, abbiamo preso un fallo e vale, abbiamo attaccato l'area e ci siamo passati la palla. Nelle statistiche, che hanno il valore che hanno, ma in questo caso è un valore importante, 20 assist, 6 palle perse, 5 palle recuperate, è un'ottima statistica. Perché vuol dire, calcolando che abbiamo fatto qualche fallo in attacco, che ne abbiamo perso veramente poco. Questo vuol dire esecuzione, vuol dire grande attenzione. Sono orgoglioso di come questa squadra si è compattata, unita, e hanno fatto vedere il loro valore vero, che non è mai una somma di figurine o di numeri, come dicono i grandi allenatori, soprattutto di calcio. Avere tanti giocatori che apportano il suo, che sanno cosa fare, si sanno sacrificare, rendono la squadra di valore più alto. Vediamo questa splendida prestazione, speriamo che possa durare. Riguardandoci un attimo indietro, vediamo che insomma c'è un percorso un po' più irregolare, no? Sì, assolutamente. L'anno scorso, senza fare l'uccello del malaugurio, però ad aprile Piacenza batte 100 nella regular season e poi sappiamo com'è finita. Cosa ti senti di dire? Cioè, un conto è l'emotività, un conto è il progetto tecnico, un conto è la crescita, un conto è andare a giocare con 6 giocatori, un conto è giocare con 8 come li hai avuti tutti stasera. Che valenza diamo a questa vittoria in prospettiva, ovviamente? Valenza che abbiamo dimostrato che contro una squadra di altissimo livello conta più essere squadra noi per poterli battere. Individualmente alla pari probabilmente magari possiamo anche perderla, ma di squadra l'abbiamo vinta. È ovvio che è una partita del campionato, non è la partita della finale, non è il playoff, non è la bravura, secondo me, è di riconoscere, dare quel minimo di cibo al nostro lupo nero, l'ego, perché oggi te la devi godere, ma poi riflettere e capire che meno si è egoisti, meno si pensa
se stessi in certi casi, o se è un talento incredibile, o se no a questi livelli soprattutto conta di più, lo ripeterò, purtroppo sarò pesante, la squadra. E quindi credo che le scelte societarie di aspettare che Banti si mettesse a posto e non rischiarlo con Milano, di aspettare Soragna per rimettere perché sia pronto, il signore Canestri ci ha dato una mano in questo, cioè nel senso che abbiamo fatto, secondo me, secondo noi, la scelta giusta e ci dobbiamo prendere adesso questa rivincita che è ovvio che già in spogliatoio si parlava, adesso dobbiamo vincere tutte, vogliamo arrivare terzi, eccetera, eccetera. È una solidità dal punto di vista mentale, cioè si può fare, perché l'abbiamo fatto, si deve togliere da martedì la presunzione e a vedere già a Padova come siamo. Ovvio che tutti faremo la firma per portare questa strada, questa squadra a portarla nei playoff, no? Sì. Perché questi sono animali da playoff. Sì. Ah, io credo che da sempre... Io metto la mano su questi uomini perché fino adesso, pur commettendo errori come tutti, parto dal fatto che hanno il piacere di fare una cosa assieme e quindi la metto sull'atteggiamento. È ovvio che se me lo chiedevi l'altra settimana, alla fine del secondo tempo, contro Iseo, dove abbiamo concesso di tutto e di più, in quel momento si è investialito, li avrei ammazzati, morsi, e questo potrebbe anche risuccedere. Però devo dire che conta anche come rispondi a quelle situazioni. Là abbiamo cambiato atteggiamento e qua oggi siamo stati compatti. Bene, zero presunzione, bella partita, siamo contenti, stasera mangiamo la pizza, beviamo una birra, domani si ricomincia. Ed è figo per questo. Si tratta di capire, cioè 46 pari Iseo, sì. Milano, poi fai questa partita qui. Cioè è un discorso legato all'oggettività del fatto che non avevi Banti, non hai Soragna. Ma la partita con Milano è stata una partita, ne parlavamo di adesso e Bruni, dall'approccio sbagliato, anche perché io li avevo massacrati sulla pericolosità di San Vendemiano. E noi giocando un'ottima partita, probabilmente a San Vendemiano siamo tornati in casa, se abbiamo vinto a San Vendemiano possiamo vincere anche con Milano. Il problema è che Milano è una squadra più completa e più forte, soprattutto che ha giocatori che interpretano la partita. E questo ha fatto sì che loro sono andati, innanzitutto ci hanno tolto i vantaggi di essere con, diciamo, 4 o 5 piccoli. E sono andati a martellare sempre in quel punto là. Noi abbiamo sbagliato, come è successo oggi, quelle 3 o 4 azioni su recupero dove difendevamo molto bene, né? Non facevamo canestro. Avere delle opzioni a questo ci serve avere i lunghi perché la palla va passata dentro. Oggi è successo e non tanto in post basso, ma appoggiarla, loro fanno una difesa dove ci dovevamo aprire, ci siamo aperti e abbiamo passato la palla. Però noi sappiamo di avere un punto debole che sono i mismatch, quei piccoli, e quindi dobbiamo sempre inventarci qualcosa per questa coperta. Ma nessuna squadra nasce perfetta. Ho capito cosa mi vuoi chiedere tu, non lo so ancora. Quella è stata una partita interpretata male, giocata bene, ma non abbiamo fatto canestro. Iseo, giocata male, interpretato male il ritmo, cambiamento totale terzo quarto di atteggiamento e hanno fatto fiducia. Questa è una partita particolare, con centro è sentita molto, quindi il loro atteggiamento mentale, quello che viene sottolineato in tutte queste gare qua, che la presenza mentale, oltre che più le capacità tecniche individuali, è la cosa basilare. Però questo ormai lo sanno tutti al mondo, che è così in tutte le cose, quindi non dico una cosa nuova.